Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Glacial Sphere. Mi sa che mi ha buttato in una partita già iniziata, appunto. In questo video giocheremo Wrecking Ball. Non conosco le sue abilità, quindi devo leggerle. Campo minato, posiziona un gran numero di mine in prossimità. Ok, il rampione lancia di permettere di ondularsi dal tuo in questione di danneggiare i nemici respingendoli. Ok, rotolamento maiuscolo, stella carente, control. Ok, devo provarlo. E ora posso girare? È la prima volta che provo Wrecking Ball, mi spiace ragazzi, non lo conosco io molto bene questo campione. Volevo provarlo ma mi ha buttato in una partita già iniziata. Esattamente cosa dovrei fare per sfruttare bene questo campione? Come funziona bene? Ok, non sto capendo. Ok. Ok, fare danni decenti, questo tipo. Fare danni davvero buoni. Però devo capire bene come funzionare. Era quel tipo che si metteva tipo così e iniziava a girare, no? E non può continuare a girare, perché non gira ancora? Ok. E fa tipo danno. Poi posso saltare con contro scendo, no? Domani, caro. Non sto capendo come funziona questo coso. Non sto capendo. Non ho capito una minchia di come funziona questo tipo. Come funziona? Cos'è che bisogna fare esattamente? Allora, si schianta a terra danneggiando i nemici e spingendoli in alto. E scudo attivo. Fornisce saluto a congiuntiva temporanea. Produzione il numero di nemici nella vicinanza. Ok. Arrivo. Tipo io qui ora ho usato uno scudo un po' del cavolo perché non c'erano nemici. Sei arrivata un po' tardi. Sei arrivata un po' tardi, mi spiace. Ho vinto questo round, ma ovviamente non per merito mio, anche perché mi ha buttato dentro una partita che era già vinta. Non fossi arrivato io avrebbero vinto comunque. Ora, leggiamo un attimo le abilità. Campo minato, posiziona un gran numero di mine in prossimità. Questa me la ricordo, l'ultimate, l'ho visto spesso lanciarla. Lancia un artiglio che permetta di dondolarsi ad alta velocità. Le collisioni danneggiano i nemici respingendoli, ok. Si trasforma in una palla e aumenta la velocità massima di movimento, ok. Stella cadente, control. Si schianta a terra danneggiando i nemici respingendoli in alto. Io sto provando a fare control, ma non funziona. Vedete? Non funziona. Quindi non so come, quale altro pulsante possa essere se non control. Perché sto provando a premere control ma non va. Quindi quell'abilità boh, è buggata, non lo so. Oppure ho fatto male i comandi, ma io non ho modificato i comandi, quindi mi sembra strano. Ok, fa dei buoni danni sto tipo, lo ripeto, però davvero non capisco come dondolarmi. Non si capisce come dondolarsi, è una cosa un poco intuitiva. E in più il control non funziona, cioè una delle mie abilità principali non funziona. Maiusca. E. Control. Control sinistro. Sì, control sinistro è questo, ragazzi. È quello che sto provando a usare io. È quello che sto provando a usare, ma Wrecking Ball fa davvero schifo. Infatti non l'ho mai visto giocare in tutte le partite di Overwatch che ho fatto, gli Overwatch 2 che ho fatto. Mai visto un Wrecking Ball. E a me dispiace che i miei compagni debbano sorbirsi questo, ma ad essere incolpato deve essere Overwatch, che ha fatto un campione con i piedi, non chi lo gioca. Ok, sono riuscito a fare qualcosa. Dai, crepa! E niente, sono morto. Non sono riuscito a fare nemmeno una kill in questo momento. Danni mitigati, pochissimi.
Davvero, Breaking Ball è pessimo. Questo sarà il video in cui o la gente commetterà piccata perché in realtà sono io a non saperlo usare e è forte il campione. Oppure, boh. Ah, non posso nemmeno attaccare nel pavimento. Ho provato a mettere la ultimate ma non ce l'ho fatta. No, è davvero pessimo questo campione, ragazzi. Scrivetemi nei commenti come si deve usare, perché io non l'ho capito. E in più, un'abilità non funziona. Il control non funziona. Non so se devo essere in alto per usarlo, ma non funziona. Non so bene per quale motivo non funziona. Go to the point, you idiot. E non so se hai visto che avevo tipo 4 nemici in fila indiana davanti a me, che non mi impedivano di andare al punto. Dettagli. Niente, è tipo non posso usare il control. Non so se devo essere veloce, però non c'è scritto, ragazzi. Control, si schianta a terra danneggiando i nemici respingendoli in alto. Devo farlo dall'alto? Non so. Lo scrivessero, dato che scrivono tutto. Boh, vediamo. Ah sì, devi essere in alto banalmente. Così e poi lo puoi usare. In questo modo. In questa mappa si potrebbe usare, eh. Facciamone andare sul punto e poi schiantiamoci. Dai. No, mi ha violato mentre stavo per fare la mia abilità. Vabbè, comunque è un champion inutilizzabile per quanto mi riguarda in questo momento. Wrecking Ball. Ho usato praticamente tutti i tank del gioco, anche quelli che non avevo mai usato. E pure con Sigma, che è quello con cui ho fatto meno, sono riuscito a fare meno cose, ho fatto comunque infinitamente di più rispetto a questo Wrecking Ball, che davvero non fa niente. Cioè, non capisco. Poi pure il cooldown dell'arpione. Non capisco davvero. Via. Niente, devo andarmene. Mi ha violato. No, ragazzi, boh. Cioè, Breaking Ball è pessimo. Io lo voglio comunque usare per avere una prova video di quello che è il gameplay di Breaking Ball, ovvero una merda in questo momento. Mi ricordo che quando l'avevano messo, la gente lo prendeva e si metteva semplicemente a rotolare in giro per la mappa. Tipo a rotolare vicino al punto. Tutto quello che faceva era quello. Anche perché poi il resto che non potevi, cioè tutto quello che potevi fare, non c'è altro che tu possa fare. Ti metti intorno al punto e ruoti, continua a rotolare. E si agganciava praticamente ad un pilone vicino al punto e continua a rotolare all'infinito. Gameplay di merda, perché è una cosa noiosissima. Però, d'altronde, Overwatch, la Blizzard ha scelto di cagare fuori sto campione inutile. Guardate, non fa danno. Cioè, io ho fatto sta roba qui e non ho fatto danno. E poi devo pure aspettare per rifarlo. Boh, va bene. E poi devo pure aspettare tipo 5 secondi per rifarlo. O rimango attaccato al stesso punto oppure aspetto 5 secondi. Azza. No, no. Beh, non mi sta facendo per niente. Questo è il primo campione che boccio su tutta la linea di Overwatch. E tra l'altro l'avevano aggiunto in Overwatch 1, non è un campione nuovo di Overwatch 2. Voi che criticate Overwatch 2. È un campione che c'era già in Overwatch 1, sto schifo. Ma che l'ho buttato giù uno, dai. Vabbè, cioè è forte perché qui butti giù la gente praticamente. È forte per questo? Sì, a quanto pare è forte per questo. È forte perché la gente è stupida e si mette lì, in quel punto lì. E quindi tu lo butti giù. Boh, va bene. Va bene. Imbracatura giroscopica attivata. Scansione bersagli in corso.
Va bene. Vediamo un po', eh. Io me ne sto qua su. E appena qualcuno si butta sul punto, li cado sopra. Tipo ora. Dai! Non ho premuto il pulsante giusto, ci credete? Mannaggia me. Ho premuto Shift al posto di Control. Perché questo, tra l'altro, è l'unico campione, almeno di quelli che ho provato finora, che ha un'abilità su Control. Va bene. Vai, devo tirare la ultimate. Ah, ma stanno prendendo tutto loro? No, dai, non ci credo. Ma dai! Niente. Niente. Mi ha grabbato mentre volevo fare la rotolata, la palla a terra. Peccato. Ma poi counter rapidissimo sto tipo. Cioè, il grab di Rodog, immagino che poi anche il... Azione migliore. Breaking Ball. Breaking Ball, va bene. No, aspetta. Sombra mi ha hackerato l'azione migliore, scusami. In che senso? Comunque era mia l'azione migliore, è stato un furto questo. Cioè, pur avendo fatto cagare a spruzzo, avevo fatto l'azione migliore del game. Va bene, andiamo nella prossima partita, continuiamo a provare questo Breaking Ball. Andiamo in quest'altra partita e andiamo purtroppo ancora con Breaking Ball. Dai, vediamo cosa si riesce a fare in questa partita, eh? Dobbiamo attaccare. Il modello lo vorrei cambiare e mettiamo gli Overwatch 2. Ah, è cresciuto, è diventato più grosso. Va bene, è diventato un topassero adulto. Dai, ah, tra l'altro giustamente non può abbassarsi. Può colpire, sì. Non farà mai canestro, tipo. Dai, fai canestro. Bello? Ah, peccato, un po' troppo alto. Vai, riprova. Bello! Ah, dai, di pochissimo. Vai, fallo meglio. No, di poco. Andiamo, andiamo. Bella sta roba, eh. No, ma non può saltare lui, ma dai. Non pensavo potesse saltare. E in realtà ho saltato. Ma non abbastanza, a quanto pare. Cioè, non ho preso abbastanza velocità da saltare. Peccato. Ah, c'è ancora il cooldown. Ok. I came in like a breaking ball. Ecco, la gente si metteva a fare sta roba qui praticamente. Un po' di cure qui? No, eh. Vabbè, ma io non posso lamentarmi delle cure in questo video. Non posso farlo, dai. Sto giocando un campione che è palesemente inutile in questo gioco. Quindi non posso lamentarmi delle cure. Assolutamente. E se vi state chiedendo magari perché lo sto giocando, perché banalmente sto facendo un video su tutti i campioni e gli eroi di Overwatch 2. Quindi a un certo punto tocca anche pure a questo tipo qui. Possibile ammazzarla oppure solo io devo morire perché i miei non curano. Ma c'avevo Moira vicino, come non curava? Ma scusami, avevo una Moira vicino, perché non mi curava? Boh. Boh. Vabbè, avrei detto che non mi sarei lamentato delle cure, quindi non basta, non lo faccio più. In questo video no, perlomeno. Attenzione, siamo in inferiorità. Io sto usando qualcuno che non ha senso di essere usato, quindi. Assolutamente. Champion proprio inutile. E infatti, guarda caso, la gente quitta, giustamente. Ma non l'ho mai visto usare da nessuno in Overwatch 2. Nessuno. Questo l'ho visto usare appena era uscito. Un po'.
Avevo visto usarlo, ma era gente che si metteva letteralmente sul punto e continuava a roteare all'infinito. Basta, cioè quello era il gameplay di sto tipo. E ogni tanto si buttava e tirava la ultimate. A quanto pare non è cambiato molto. Cioè, il campione che avrebbero dovuto modificare non l'hanno modificato, purtroppo. Occupiamocene. Guarda, piccolino, non riesce nemmeno a tirare una palla. La neve è stupenda, finché non la si Boh. calpesta. Non riesce nemmeno a tirare una pallina. Ops. Andiamo, ok. Niente, non si riesce ad ammazzare Lucio, ti rendi conto? Lucio non si riesce ad ammazzare. Via, 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 via. Vieni qua, palla... No, palla di... Qua. Buono. No, sono andato contro Reaper, ecco, questa è una cosa che non devo fare come Wrecking Ball, andare contro Reaper, quello è sicuro. Sono proprio una preda facilissima per lui. Guarda, ma l'arpione è un cooldown troppo alto. Vediamo dove sono loro. Eccola dov'è. Quello che fa bene questo tank è fare danni. Ecco fatto. Ecco, si mettevano a fare questa cosa qui, praticamente. Ok, abbiamo vinto il secondo round. Non so nemmeno io come, sinceramente. Però l'abbiamo vinto. Magari loro si sono addormentati, non lo so. Ok, sono riuscito a vincere un round con Wrecking Ball. No, però è vero, la sensazione che ho avuto all'inizio è che facesse tanto danno. È vera. Cioè, con queste mitragliatrici qua lui fa davvero tanto danno. Specialmente a distanza media. Cosa che tanti tank non riescono a fare a distanza media. Quindi è La top. conoscenza stessa è una Il problema è che è risorsa. davvero un campione con uno stile di gioco unico e è estremamente 5, situazionale. 4, Come vedete, un'abilità non la puoi quasi mai utilizzare, tra l'altro. Sovrano. Conquistare il doppio turno. Tipo, ci si metteva qui e via così. Questo era il gameplay di Wrecking Ball. Grazie.
Avete capito cosa intendevo io con si attaccano ad un punto e iniziano a girare in tondo? Esattamente quello. Poi se mi mettessi qui, no? Non sono riuscito a fare molto qui. Buono. Via. Attenzione, siamo in inferiorità. Ma tranquilli. C'è Wrecking Ball. E niente, c'è anche Reaper però da parte loro. Reaper mi distrugge, Reaper mi distrugge. È proprio un counter tosto. Guardate, gli basta mettersi di vicino e non avrò mai danni per combatterlo. È un tank davvero tosto, però sta andando molto meglio questa partita. Anche per via della conformazione della mappa, cioè posso davvero mettermi lì in mezzo e fare il macello, Guardate. Dai, crepa! Dai, ho messo le mine però. Buono. Le mine hanno fatto un po' di casino. Le mine hanno ucciso quel Reaper infame. Guarda, Tic! E muore. Usa ramponi su muri alti e soffitti per... Ah, ok, per avere la possibilità di usare il control. Giustamente. La morte non può fermare gli eroi. Ok, sta andando un po' a caso qui. Va bene, ci siamo. Porta, ottimo. L'avrei tre volte. Scusate per il mal di mare di questo video, però d'altronde è il campione, non sono io. Chi è? Ah, Riperone, Fuori. Ah, se manchi il rampone, tra l'altro, dovremmo aver vinto. Buono. Abbiamo vinto una partita con Wrecking Ball. Pensavo fosse impossibile, ma ce l'abbiamo fatta. Dai, elogio ricevuto addirittura. E azione migliore della partita, Reaper. Guardalo qui che si butta. E poi muore sulle mie bombe. Guarda, boom! E lì moriva. Giocare per vincere. Sfida settimanale completata. Ho raggiunto il grado 13 del pass, non me ne frega nulla. E andiamo a fare l'ultima partita di questo video con il topastro Wrecking Ball. Partita trovata. Andiamo di nuovo con il nostro Wrecking Ball e dovremmo difendere. Attenzione, vediamo come si comporta nella difesa il topastro. Pronti? Vamos. State in vista.
criceto determinato. Va bene. Eccoci qui, pronti. Riesci a stare in equilibrio qui sopra? Bravo. Potrei confondermi con un elemento dello scenario comunque. Con questa palla qui, tipo se lo mettessi qui, no? Tac, un elemento dello scenario. Chi potrebbe mai immaginare che io sia un campione? Oddio, loro sì, loro sì. Oddio, quello Zenyatta si è preso una botta che se la ricorderà per sempre. Però niente, il mio team nel frattempo è stato obliterato. Usa stella cadente per... bel suggerimento. Sono d'accordo anch'io. Facciamoli arrivare qui e poi andiamo lì. Stella cadente! Boom! Oh raga, cioè qua ho fatto il martello, eh. Non è servito a nulla, non è servito a nulla. Oh raga, cioè io sto cercando di fare roba qui. Sono esploso. Non so, sembra che io sia da solo. Boh. Ah, lei mi stava aspettando lì. Ma fortissimo questo cecchino. Boh raga, sì, sono top damage, quindi posso affermare di essere da solo in questo momento. Top damage con un criceto che ruota, va bene. Vabbè, qua ragazzi... poco da fare. Pure il cecchinazzo qui, da uccidere. Niente. Devo mettermi anche di più spesso lo scudo, però. Mi sa questa partita. Già che hanno preso da subito Reaper, tra l'altro, che è il mio counter perfetto. Sarà difficile. Guarda lì, tra l'altro. Fieri. Ah, mi ha ucciso comunque? Ha vinto lei? Ma c'era qualcuno che l'aiutava? Ah, ok, c'era qualcuno dietro che stava facendo un botto di danno. Ok, mi sembrava strano. Ovviamente devo avere gente dietro, no? Cioè, non è che dietro al mio team dove dovrebbe stare. Oh, gente. Ma dov'è il mio team? Ma scusa, ma sto giocando da solo, ragazzi. Sto capendo perché sto perdendo questa partita. Sto letteralmente giocando da solo. Via. Ho capito. Niente da fare qua. No, questa partita una caporetto. Non si riesce a fare niente. Non si riesce a rimanere lì di più di 10 secondi. Sosta. Ma come ha fatto a non prenderla di lei? Può morire gentilmente? Grazie. Niente. Azza. È difficile anche capire come girare questo coso comunque. Cioè io certe volte mi aspetto che prenda velocità, invece il lampione è già... il lampione, buonanotte, l'arpione è già a massima lunghezza, quindi mi fermo lì come un pirla. È anche difficile capire quello. E poi qui no, faccio così e non colpisco nessuno. Raga, tiriamola giù lei, grazie.
C'è il cecchino da qualche parte che mi sta decimando. Ma un po' di cure. Grazie. Perfetto. No, dai. Questa volta è riuscito a fare qualcosina. Ma poca roba. Scudo adattivo assorbe danni proporzionali al numero di nemici vicini. Grazie, questo lo sapevo. Bella sta stanza col ghiaccio e l'acqua. Che comunque come tank è davvero forte. A livello di danno, eh. Flash! Non so perché mi sia venuto in mente questo. Ma mi è venuto in mente, quindi lo dico. Sì, sì, trascendi un'altra volta qua, eh. Dove è Mercy? Ah, peccato. Stavo cercando di prendere Mercy. Ah, c'era pure Reaper lì, buonanotte allora. Non ce l'avrei mai fatta. Però stiamo stranamente resistendo. Non so per quale motivo, ma lo stiamo facendo. Non so come sia possibile questa cosa, ma lo stiamo facendo. Buono! Via! Yeah. Ora torniamo un attimo di qua. Buono! No Bob, non fare nulla, grazie. Ho assorbito praticamente tutti i danni di Bob. Dovrei aver dato il tempo ai miei compagni di mettersi al riparo, spero. Spero di avergli dato il tempo sufficiente. Ne hanno resuscitato uno. Aia, questo è rimasto da solo però. No, via. Via, 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 via. Più che minoranza qua. Buono. Ottimo. Niente, oh, come cacchio fai lì? Con un Reaper che si butta in mezzo a tutte le persone ulta. Guardalo. Mi sa che il carico arriva, eh. Riusciamo ad arrivare? Mi sa di no. Niente, persa. Peccato. Peccato. Boom! Unlucky. Forse no, l'azione migliore del game sarà da parte di Reaper, immagino. Se infatti, questa figa ha fatto alla fine. Mi ha anche permesso di vincere la partita.
Guardalo. Tutto fiero, arriva. E ulta. Ammazza me e poi ammazza pure, immagino, lei. Sì. Via così. Squadra nemica annientata, ha fatto tutto da solo. Ma per questo video su Wrecking Ball è tutto. Io vi ricordo di lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare, magari dando i miei suggerimenti su come sfruttare al meglio questo campione che sicuramente non ho ben capito come usare, e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!